Benvenuti e benvenute a tutti alla prima edizione di Femminile Vincente, le donne del turismo sirico. Sono un po' emozionata. Benvenuti in Senato perché il Senato è la casa degli italiani. Ci sono senatori e senatrici che hanno capito qual è l'idea di questo Senato che guarda al futuro e che guarda al paese. Quando ho saputo che eravate qua ho disdetto il mio impegno per poterci essere. Importante quello che state facendo. E l'esempio delle donne nella sua occupazione viene proprio da questo settore del turismo. Importante per riconoscere anche il lavoro che è stato fatto nel turismo in questi anni. Le eccellenze che voi rappresentate oggi qui siano la testimonianza di un ottimo lavoro che si sta facendo. Eravamo un evento del turismo e vedendo appunto tutti questi panel con molti uomini, molte istituzioni, venne l'idea, ma perché non facciamo una lista delle donne da invitare agli eventi? Sì, è necessario parlarne perché ancora la disparità di genere esiste nelle aziende. Facciamo un pezzo di strada e poi improvvisamente sembra quasi di ritornare completamente indietro. Perché penso che ognuna di noi voglia occupare delle posizioni soltanto per il proprio merito e non per il fatto di essere una donna o meno. L'unica cosa che ho fatto fin dal primo giorno è cercare di prendere la parola. Guardarsi dentro e tirare fuori quello che noi abbiamo. Se qualcosa magari non ci viene concesso, non ci viene dato, il messaggio deve essere prendiamocelo. Tenere costanza e determinazione nel dire questa cosa la realizzerò. Anche oggi è la dimostrazione che il lavoro di squadra premia, possiamo fare insieme grandi cose. Credo che oltretutto questo è un grande simbolo di libertà. Sicuramente un progetto che darà vita a nuove cose. Il messaggio che oggi lanciamo con questo convegno è che le donne ce la possono fare sempre. Donne che raccontano la loro verità, la loro storia. Le qualità femminili siano considerate un elemento per crescere e per in qualche maniera rendere la nostra e il nostro pianeta un posto migliore. Questa giornata che celebra le donne che ce l'hanno fatta e le donne che vogliono vincere. Seguite i nostri contenuti, l'hashtag è sempre lo stesso. Stay on web with us.